Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. Salone Nautico Internazionale di Bologna, siamo in casa Trimarchi, con me Andrea Trimarchi, una realtà che produce imbarcazioni, ha una sua linea e poi rappresenta anche alcuni brand importanti. Per esempio alle nostre spalle in questo caso abbiamo Orrib, un gommone destinato proprio a tutti quelli che vediamo passeggiare per il salone, che sono molti, sono per la prima volta si avvicinano all'acquisto di una barca o di un gommone. Ecco, questa è la misura ideale per iniziare, il prezzo è il prezzo entry level da cui si comincia ad avere un prodotto serio per poter godersi il mare anche con un semplice 40 cavalli senza patente. Devo dire, al di là di questo, che questo è qualcosa che esce dagli schemi, perché nell'entry level vedere un gommone così non capita tutti i giorni. Allora, ebbene sì, ho scelto questo gommone intanto perché è fatto da dei veri professionisti, non lo faccio io, è stato costruito da una persona che ha la mia stessa età, ma che ha avuto un padre molto famoso nella nautica, si chiama Petteruti. Per me è stato un onore che lui abbia scelto me per poter promuovere il suo prodotto, per farmi promuovere il suo prodotto. Prodotto fatto in maniera eccellente, con materiali eccellenti, al di sopra della media. Tant'è che gli ho detto: scusa, perché utilizzi questi materiali così eccellenti che molti neanche sui 10 metri. Neanche sui 10 metri, veramente neanche sui 10 metri. Una lavorazione fatta in maniera accurata della vetroresina interna, che la vedi sui 10 metri, sui 15 metri. Lui ha detto: io devo portare avanti il nome di mio papà, le costruzioni fatte ad opera d'arte, e gli ho detto: va bene, accetto questo tuo modo di fare, perché c'è una nicchia di mercato che chiede esattamente queste caratteristiche che sono anche una colorazione particolare opacizzata della console. Non la fa nessuno, la fanno in pochi, non la fa nessuno su un gommone così piccolo. C'ha delle cerniere incassate nella vetroresina, c'ha delle bitte scomparse fatte in maniera carina, c'ha un prendisole di prua che suddiviso c'ha una parte con la possibilità di avere un pozzetto dove si può mettere, può diventare un frigo bar o una vasca del vivo. Quindi diciamo che con pochi accessori può diventare anche un gommone da pesca. Può diventare anche un gommone da pesca, un T-top, quella vasca del vivo è già un gommone da pesca. Ha incassato l'impianto carburante e l'impianto idrico sono sotto la console, e gli imbarchi sono disegnati e sono stati realizzati in una maniera veramente elegante. Infatti io vorrei far notare una cosa, che su un mezzo così, che appunto è l'entry level, vedete c'è anche il prezzo esposto, quindi stiamo parlando di 21.000 euro, è difficilissimo poter dare tutto questo design. Vedete anche la base della console, al di là che ha un materiale particolare che è veramente bella e accattivante, ma quelle forme richiedono stampi che non sono i soliti stampi, non è un parallelepipedo, non è un rettangolo, non è un cubo messo lì. Ecco, questa ricercatezza nel design, che appunto solitamente lo vediamo su barche grandi, barche dove c'è un margine più ampio per potersi sbizzarrire anche. Ha reso possibile fare una cosa del genere per i sognatori, non solo per un entry level. Questo è bellissimo, perché appunto chi inizia, uno che vuole fare una cosa più particolare, vuole avere una cosa più particolare, dice: voglio queste forme. Lo puoi anche rendere particolare con la colorazione delle cuscinerie, con la colorazione dei tubolari. Ecco, lui ed io abbiamo in mente di fare delle cose particolari per gente particolare, customizzarlo in poche parole. E dall'entry level siamo passati a qualcosa di più importante, al di là che è un 28 piedi, ma vedete anche l'allestimento, un allestimento importante. Pajara 28, beh, questo comincia a essere qualcosa che è un secondo step. È il secondo step. Anche qui non è farina nel mio sacco, io non utilizzo solo farina nel mio sacco, io amo talmente tanto la nautica che mi pregio di conoscenze e di esperienze di altrui, di gente comunque molto qualificata, prima Petteruti, adesso vi racconto la storia di quest'altro mezzo. Questo scafo, questo gommone è stato idealizzato da Pietro Fazio, un amico caro di Trapani.
lui faceva tutt'altro lavoro. Lui stesso si è adoperato nella costruzione di questo gommone, facendosi aiutare da un grandissimo ingegnere che costruisce imbarcazioni ad uso militare, ma che costruisce soprattutto le carene. Questa carena è stata fatta interamente, partendo da zero, da un ingegnere che studia nei minimi dettagli le prestazioni. Fatte solo per le, fino ad oggi costruite solo per le forze armate ad oggi, noi siamo riusciti a portarlo nella nautica da diporto. Non è facile, credetemi, è stato perché ha delle idee particolari, è il famoso pazzo della situazione, pazzo nel senso buono, perché se, ad avercene di questa gente preparata, italiano. Avevamo Buzzi. Italiano, quindi non, è un genio. Ha fatto questa carena che fa realmente paura, ha delle prestazioni ad altissimi livelli, in navigazione con qualsiasi tipo di mare, riesce a fare 55 nodi con questo motore e a tenerli, non è tanto quanto farli 55 nodi, è starci lassù in sicurezza. E questo gommone, una volta che uno lo adopera, ce l'ha in mano, sotto mano, l'ha portato anche un amico mio che corre in offshore, vai alla ricerca di onde per capire realmente dove? Fino a dove uno si riesce a spingere, è scioccante, il risultato è scioccante, esattamente scioccante. Allo stesso tempo lui è molto bravo con le carene, un po' meno con le linee, diciamo, interne. Allora sono subentrati altri due ingegneri, ingegneri architetti che hanno costruito e hanno disegnato il layout. Come l'hanno disegnato? Principalmente per far rendere una giornata di mare comoda, per poter mangiare, farsi un piccolo aperitivo sia a prua che a poppa, perché c'ha un tavolinetto a poppa e una dinetta a poppa e una dinetta a prua, dove tu ti interfacci con la persona con cui sei a pranzo o a fare un aperitivo, perché tu ti siedi da un lato e la persona anche dall'altro lato comodamente, perché ha proprio due sedute con poggia reni, con poggia schiena. È un prendisole di poppa e un prendisole di prua, che è normale che ce l'abbiano le imbarcazioni, se no uno perché deve andare al mare. Un comodo bagnetto, perché anche al mare serve un bagnetto. Manca sembra davvero niente. Sembra che non ci sia, ma c'è anche un bagnetto molto comodo. E poi un lavello, un fornello, tutto quello che serve oggi per poter passare una giornata di mare in maniera confortevole. Quindi abbiamo il comfort e le prestazioni. Prestazioni eccellenti, bravo ingegnere. Bravo ingegneri e bravo soprattutto Pietro Fazio, che è stato il legante, il collante di questa equipe. E questo invece è l'entry level disegnato, proprio creato e lavorato da Andrea Trimarchi, dal cantiere di Trimarchi, ecco l'MG580, l'entry level di casa Trimarchi. Questo è un gommone che, tornando al discorso per chi, tutte queste famiglie che vorrebbero avvicinarsi, beh, non gli manca nulla, abbiamo questo bel prendisola poppa che poi tra l'altro è rialzato, quindi ci si sente davvero su una terrazza sul mare. Bravo, ottima interpretazione di questo tipo di prendisole. Allora, esattamente questo, c'è la possibilità di prendersi il sole a poppa e a prua su un gommone di soli 5,80 m. Molto spazioso il prendisole di poppa. Sotto il prendisole di poppa c'è un mega gavone, comodo per poter mettere tutto quello che possa servire per una giornata di mare. Adesso andiamo vicino alla 23 e parliamo un attimo di quella imbarcazione che secondo me è molto interessante. Eccola qua, Mark 23, beh, qua siamo già su un cabinato, una 23 piedi che offre tutto. Sotto coperta abbiamo il bagno, abbiamo un bel letto matrimoniale. Insomma, questa è una barca che per qualcuno può rappresentare anche una seconda soluzione per poterla usare non solo come barca ma come casetta al mare. Esatto, allora Marg 23, intanto partiamo dal nome, per chi non lo sapesse, Marg, e sono le iniziali di mia figlia, della mia primogenita, Margherita. C'è un legame che vi lega anche, sì. Proprio che la senti davvero come una tua creatura. L'ho costruita, disegnata e costruita interamente da me, quindi non potevo che imprimere una maggiore importanza, dandole anche il nome più importante della mia vita, che è quello di mia figlia. Allora, Marg 23 è un walkaround che nasce per sia per i pescatori, cioè
per i pescatori sportivi, per la pesca sportiva, che per la famiglia, perché ha delle soluzioni nella poppa, all'interno della poppa è componibile. Questa soluzione l'ho portata con divanetto a L e prolunga prendisole per poter appunto dare la possibilità di prendersi sole a poppa, e sollevando il tavolinetto dare anche la possibilità di creare una dinette dove poter mangiare e passare la giornata di mare comodamente sotto il fresco dell'ampio roll bar che ho deciso di montare. Oppure c'è la possibilità di montare, anziché questa seduta di poppa, la possibilità di montare una vasca del vivo e del pescato. Infatti, quindi liberare tutto il pozzetto. Tutto il pozzetto e renderlo vivibile e fruibile per la pesca sportiva. Ne ho venduta una qui a Bologna ieri, adibita esattamente per questo tipo di uso. È uno dei vantaggi di quando le barche vengono costruite direttamente in casa propria, quindi potete fare un po' tutte le modifiche che vengono richieste, in questo caso liberare il pozzetto. La poppa possiamo pure liberare di tutto, come possiamo. Anche le murate sono molto alte, quindi per il combattimento va benissimo. Esattamente, è stata scelta da questo mio cliente per questo motivo. Cosa offre la Marg 23? Tantissimo, offre ampi gavoni, la possibilità di avere tanti gavoni. Ha un gavone, i gavoni sotto i sedili, sotto le sedute, gavoni sotto i piedi, sia appena entri che sia sulla parte centrale dove c'è la guida. C'è un gavone a destra, un gavone a sinistra e un gavone sotto i piedi, un gavone che è la panca di guida, gavoni dentro la cabina, gavoni a non finire. Questo perché la rende possibile utilizzare la barca per metterci qualunque cosa e non avere mai niente sotto i piedi. Per esempio, lo spazio non è mai abbastanza. Lo spazio non è mai abbastanza, tranne che sulla Marg 23. Sulla Marg 23 lo spazio è davvero abbastanza. E allora eccoci qua, siamo partiti da quello che è l'entry level della linea RIB e qua invece siamo a quello che oggi è l'ammiraglia di Casa Trimarchi, il Diletto 85. 8,50 m, devo dire, veramente una barca che colpisce proprio così. Ci si innamora a guardarla, al di là di quello che poi saranno le prestazioni. Una barca che dà l'idea di quella barca davvero spaziosa, tanto spazio in 8,50 m. La larghezza sembra quella di una barca molto più grande, ma non perché è larga e basta, ma per come è concepito il layout. È davvero spaziosa, quel senso di libertà che non sempre si ha su una barca di 8,50 m. Ecco, bene. Vi presento la mia ammiraglia, la mia seconda barca più grande, si chiama Dialet 85 e indovinate perché? Ve lo dico subito perché. Perché Dialet è il secondo nome di mia figlia, è Diletta, la secondogenita. E qui è inutile vi ripeto la storia di perché faccio queste cose. Allora, Dialet 85 l'ho idealizzata, ho voluto renderla sportiva. Marg è una barca che è più classica, che abbraccia, diciamo, la parte pesca e la parte family. Qua invece io abbraccio la parte family tantissimo, la famiglia, con molta sportività. Qua ho ricevuto talmente tanti complimenti che mi sono montato la testa. Sì, me la sono montata perché praticamente io l'ho venduta con una tale facilità che in 32 anni che faccio nautica, che sono nel mondo della nautica, io non ero riuscito mai a far presentare una barca nuova e venderla contemporaneamente in maniera smisurata. Dico smisurata perché ho venduto veramente l'80% della mia produzione in una sola fiera, in quella là di Genova. Impressionante, impressionante. E allora perché? Perché, vi ripeto, mi sono montato la testa, realmente ha una linea accattivante, sportiva, elegante, è un miscuglio di queste tre sensazioni fatte nella Dialet 85. Non mi è venuta a botta di fortuna, ma è frutto di uno studio che ho fatto in tanti anni. Ho voluto catturare veramente il più possibile che ci possa essere nel mondo della nautica, in modo da rendere più facile farne veramente i numeri in quantitativi maggiori, ma allo stesso tempo far capire il mio modo di fare, il mio modo di essere, che a volte
classico, a volte è futuristico, non dico futuristico, ma elegante. E secondo me, sempre per il fatto che mi sto montando la testa, secondo me quello che sto per preparare subito dopo di questa sarà un colpo di grazia, nel senso che là farò veramente capire quello che Trimarchi ha voluto fare, ha voluto puntare nella sua vita, che non è tanto vantarmi di quello che faccio, ma è tanto quanto quello di ricevere, io voglio ricevere tantissimo a livello di complimenti, voglio diventare una delle più belle icone della nautica. C'è riuscito Tullio Abbate, c'è riuscito Petteruti, c'è riuscito Ranieri e vorrei essere uno di questi. È un'aspirazione che ho. Beh, questa è una bella cosa, è un'ambizione che dà quello stimolo a esprimere il meglio di quello che lui ha dentro, e devo dirvi la verità che salendo a bordo di questa la sensazione che si ha è di essere a bordo di un 10 metri. Io non so cosa farà con il 10 metri, ma questa, salendo a bordo, hai la sensazione, ecco, per trovare qualcosa che possa in qualche modo darti questa importanza, devi salire su un 10 metri. Sì, grazie Francesco, grazie. È la verità. È quello che mi sono sentito dire nella fiera, sia nella fiera di Genova che in questa qua di Bologna. L'impatto, il primo impatto, io ho avuto addirittura un cliente qui a Bologna che ha comprato Direct, che era entrato in fiera a Bologna, che cercava un gommone, e aveva la barca, si è venduta la barca ed era venuto qui per comprare un gommone. Si era soffermato su dei gommoni, poi è passato di qua per sbaglio, ha visto la barca, avrà visto il gommone, ma poi a fianco no, per sbaglio, perché era indirezionato da un'altra parte e con l'occhio gli è caduto sulla linea di questa imbarcazione, e poi è stato qui, mi ha riscritto e alla fine mi ha confermato l'imbarcazione. E allora noi facciamo i nostri complimenti ad Andrea, perché è davvero una bellissima persona e sono quelle persone che speriamo, perché è la nuova generazione, lui rappresenta un po' la nuova generazione di chi ha fatto barche. Purtroppo quelli che l'hanno fatto in passato, molti li abbiamo persi negli ultimi anni, abbiamo fatto veramente ne abbiamo persi troppi, e quindi noi auguriamoci che questa nuova generazione di cui fa parte Andrea possa dare una continuità a quello che l'altro giorno Daniela Santanchè, entrando, ha detto: effettivamente qua ci si sente italiani, perché la nautica è fatta ancora di famiglie italiane come quella di Andrea, che ci rappresentano nel mondo, perché poi tutto il mondo lì siamo ancora i più forti, il design, il gusto italiano. Nelle multinazionali questo un po' si perde, nei cantieri nautici come quello di Trimarchi c'è ancora il legame stretto col territorio e con il nostro saper fare qualcosa che tutto il mondo ci ha sempre invidiato. Quando c'è da essere creativi siamo i migliori. Siamo i migliori e dobbiamo esserlo in tanti, dobbiamo essere in tantissimi a fare barche e dobbiamo essere però tantissimi italiani. Viva l'Italia, viva il marchio italiano, viva il Made in Italy, sempre e ovunque. Scanner Marine, special boat for special people.
not only boat, a lifestyle. SPX, the new generation rib. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. Salone Nautico Internazionale di Bologna, con me Giusy Drago, che è la progettista, designer di Almarine, in esclusiva, eccolo qua, in anteprima mondiale, Almarine 820 Sandec. È un mezzo che offre tanta, tanta abitabilità. Ho visto sia sopra coperta che sotto coperta, siete riusciti a ricavare in 8,20 m davvero tanta, tanta abitabilità. Qua, alle nostre spalle vedete le plance, sono plance importanti, molto generose, che danno modo di avere quasi una plancia come se fosse un entro fuoribordo. In realtà qua c'è un bel mercury, un bel fuoribordo, ma riusciamo ad avere ancora tanto spazio per goderci la spiaggia, quindi la nostra spiaggia privata da cui fare i bagni, perché questi nascono principalmente per far vivere delle belle giornate di mare. Poi però, siccome molti non vogliono neanche rientrare la sera e si vogliono godere magari l'isola di Ischia piuttosto che stare sulla propria isola e non rientrare la sera, ecco che qua abbiamo ricavato, grazie a un lavoro importante che hai svolto tu, perché hai fatto sì che, mantenendo una bella estetica, rimane tanta abitabilità sottocoperta. Sì, esattamente. Praticamente il sand
Mac 8.20 di Almarina, è l'ultimo arrivato in casa Almarina, è un cabinato di 8.20 e siamo riusciti in 2.5 metri di spazio interno a ricavare una cabina con il bagno separato. È super accessoriato perché, se vuoi lo descrivo. Certo, siamo qua apposta. Allora, l'820 Sundeck comprende luci sub, luci LED, gradino per facilitare l'accesso all'interno, un ampio prendisole di poppa, tavolo picnic, tavolo pranzo. Il prendisole di poppa è modulare, quindi si può trasformare in prendisole oppure diventa tavolo. Modulare, esattamente. Poi il Sundeck comprende cucina a lavello, frigo a scomparsa, come dicevo cabina, due posti con bagno separato, due accessi laterali addirittura per arrivare al prendisole di prua. Poi abbiamo anche il varicello elettrico ancora e catena con il SAP ancora con telecomando. E questo ovviamente conservando quella che è la caratteristica principale di Almarin, una carena importante che dà soddisfazione sia quando si dà giù la manetta con un motore del genere, ci si diverte, sia quando invece si cerca il comfort, perché poi molto spesso abbiamo visto in questi giorni famiglie che si avvicinano con i bambini, ecco, magari pensano meno alla corsa, che a quel punto la manetta la teniamo un po' a metà corsa e lì entra in gioco che la carena dà soddisfazione, perché è una navigazione confortevole. Esattamente. E questo ovviamente perché Almarine, lo dice anche il nome stesso, è un prodotto marino, la carena è marina, dopodiché Giusy ci ha messo tutta quella parte che lo rende anche bello, lo rende anche vivibile, piacevole, per quello che può essere anche proprio il colpo d'occhio, perché anche questa ha la sua importanza. Sì, ma la cosa fondamentale è utilizzare materiali di prima scelta come il tubolare in carbon dell'Orca, l'iroco nella pavimentazione delle lancette del pozzetto, un materiale per esempio il tessuto del dinette a base di filo metallica, plastica e madreperla, quindi resiste a raggiuvino, riscalda il sole, contiene un antimuffa, sono tutti prodotti di prima scelta che fanno la differenza. E che richiedono ovviamente anche la capacità di lavorare determinate materie prime, lì entra in gioco Paolo Ferrara e tutto il vostro staff, che maestranze che da tanti anni sono abituati a lavorare, perché la materia prima è importantissima, però poi bisogna saperla lavorare. Ci tengo a sottolineare questo piccolo cabinato di 8.20 m, che è gonfio e 3.13 m col tubolare gonfio, ma sgonfio in 2.5 m, e ricavare una cabina con un bagno separato in 2.5 m non è stato semplice, però devo dire molto divertente e stimolante. Ha sottolineato perché 2.50 m rientrano in quello che è un trasporto normale, lo si può carrellare. Quindi lo si può anche carrellare. Insomma, che dirvi, è un mezzo, la misura perfetta, avete veramente qua, non manca nulla per godersi quello che è la passione di vivere il mare, dal mare e non dalla spiaggia, come dico sempre, qua addirittura possiamo pernottare, ma non è detto che bisogna per forza solo pernottare, perché la cabina molto spesso è comoda anche durante la giornata, perché ci si può riposare, si possono stivare tanti bagagli, perché poi quando si esce in compagnia, che siamo in 7-8, i gavoni non bastano mai, ecco, poi è tutto a portata di mano, lì diventa davvero la zona in cui possiamo stivare un po' tutto, anche le borse con quello che poi ci siamo portati per fare l'aperitivo, piuttosto che, insomma, è importante, è uno spazio, il bagno stesso è fondamentale. Sì, e poi una cosa importante è che con un 8.20 m carrellabile puoi decidere di farti la vacanza dove vuoi, dalla Grecia alla Sicilia, a Capri. Anche io in questo caso con un mezzo del genere vi consiglio, lasciate perdere il carrello e navigate e raggiungete quelle località che ha detto, andate anche in Grecia, con questo potete arrivare dovunque. E quindi per chi vuole, ha ragione Giusy, si può carrellare, però io per come sono una... ma navighiamo. Sì, navighiamo. E a questo proposito, per chi vuole provare quelle che sono le caratteristiche marine di Almarine, ci sarà l'occasione subito adesso, tra poco, tra 15 giorni, saremo tutti a Napoli, perché dal c'è Navigare. Tutti al 28 novembre alla manifestazione Navigare a Posillipo, Magellina. E quest'anno sarà anche Mono Luis, per cui avremo preso quasi tutta Napoli. Sì, esattamente, praticamente potete venirlo su prenotazione a provarlo. E vi consiglio di provarlo, perché effettivamente le doti marine di questo mezzo sono importanti, quindi la prova in mare in questo caso può essere quel qualcosa in più che vi,
vi convince nella scelta di scegliere Almarino, una bella carena. Paolo Ferrara, insomma, la storia legata a lui è una storia importante di carena. Esattamente, ancora. Ci vediamo a Posillipo. Ci vediamo a Posillipo. Ciao. Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click.